Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Campionati regionali femminili under 23 e seniores, le gare della bocciofila Montesanto e quelle della bocciofila Lucrezia. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il comitato provinciale della Federbocce di Ascoli Piceno, in collaborazione con la bocciofila Elpidiense presieduta da Alberto Spreca, ha organizzato il campionato regionale femminile under 23 diretti da Graziano Gattari. Ascoltiamo subito il presidente del comitato provinciale, Giacomo Strovigli. C'è stata una forte collaborazione della bocciofila stessa, subito entusiasti al momento dell'assegnazione appunto dell'organizzazione del campionato. Direi tutto secondo le previsioni e il programma. Abbiamo finito anche in orario decente. E un ottimo gioco in campo, soprattutto degli under 23 che sono i futuri campioni e si sono ben distinti in campo. Ringraziamenti. Sicuramente all'amministrazione che è stata sempre qui presente e al CONI che comunque ha portato anche il suo contributo e poi alla regionale Marche perché ci ha permesso appunto l'organizzazione di questo campionato regionale. Grazie. Come ha detto Giacomo Strovigli, ha presenziato alla manifestazione il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi. Abbiamo preso un po' tutto, sia maschi che femmine, più femmine che maschi, comunque sia voglio esprimere la mia totale soddisfazione, sono orgoglioso di questa società, anche del presidente regionale e provinciale in maniera particolare perché ha scelto Sant'Elpidio a Mare per questi campionati italiani. E sono veramente soddisfatto perché questa è una società che collabora moltissimo con questa amministrazione comunale, una società che addirittura, ci tengo a rimarcarlo, ha iniziato una scuola bocce con addirittura 10 ragazzini e non è poco di questi tempi perché solitamente le bocce vengono, diciamo che è uno sport secondario, te lo dice uno che è un ex giocatore di bocce ma ex pro tempore perché finito il mandato vorrei ricominciare. Concludiamo la serie di interviste con il presidente della Federbocce Marche, Andrea Evangelisti. Penso che sia stata una bella giornata, soprattutto per il fatto che abbiamo messo insieme due ambiti del nostro sport, come quello femminile e l'under 23, che credo siano delle espressioni particolarmente interessanti e su cui probabilmente sarebbe bello anche impostare qualche altra attività oltre a quelle ufficiali dei campionati regionali e italiani. Chiaramente penso che noi oggi abbiamo visto il meglio dell'espressione dei due ambiti a livello regionale con atlete e atleti che addirittura si contraddistinguono anche a livello nazionale se non internazionale, per cui ecco, abbiamo vissuto appunto una bella tranche di questi campionati regionali 2016 in cui ancora siamo un po' agli inizi, avendo svolto con questa solo due prove e seguiranno altre tre, per cui ecco, diciamo che il cammino è appena iniziato e spero che si rivelino come sempre giornate di questa maniera, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo. Ancora partite di semifinale combattute e meno combattute, c'è chi ha giocato bene prima ed è crollato poi. Insomma, dobbiamo arrivare alle tre finalissime in attesa che arrivino anche i maschietti dell'Under 23. E le finalissime sono queste. Nella categoria A, Jessica Gelosi Fontespina e Alice Fraternale Colbordolo. Nella B, Tiziana Di Cecco Lucrezia e Ines Sabatinelli Porto Sant'Elpidio. Nella C, Giuliana Sgariglia Sant'Andrea e Sabrina Ceresani Tolentino.
Ed ecco, sono arrivati anche gli under 23, due giocatori della stessa società, Leonardo Stacchiotti e Luca Cappuni. San Buchetti. E il primo titolo regionale assegnato nella categoria C a Giuliana Sgariglia Sant'Andrea, che ha superato in finale Sabrina Ceresani Tolentino. E poi si chiude la categoria A con la vittoria di Jessica Gelosi Fontespina su Alice Fraternale Colbordolo. E subito dopo Tiziana Di Cecco Lucrezia vince il titolo regionale nella categoria B, superando Ines Sabatinelli, Porto Sant'Elpidio. E sembrava quasi scontata la vittoria nell'Under 23 di Leonardo Stacchiotti San Buchetto, il suo compagno di società Luca Capponi. A chi lo dedichi questo titolo regionale? Alla società e alla famiglia. La dedico alla società Fontespina e alla mia famiglia. A mio marito innanzitutto, perché ha tantissima pazienza, alla mia società che quest'anno sta andando alla grande e al mio presidente Floriano, che questa sera purtroppo non c'è perché era fuori per fare un'altra premiazione. A chi lo dedichi questo titolo regionale? A San Buchetto, il presidente Michele Vitanzi, tutti quanti, comunque anche Luca, la dedico a tutta la società, l'anno prossimo ancora insieme, anche alla famiglia, e una dedica particolare a Luigi Castorà, che oggi mi ha seguito sempre, mi ha arbitrato anche qualche partita, e la dedico a lui e alla sua famiglia. Il Comitato Provinciale della Federboce di Ancona, in collaborazione con la Bociofila Cartiere Emiliani di Fabriano, ha organizzato i campionati regionali seniores. 9 i titoli in palio, individuale, coppia e terna delle tre categorie. Ascoltiamo il presidente del Comitato Provinciale di Ancona, Gregorio Gregori. Buonasera, ci rivediamo a Fabriano dopo tanti anni. Sì,
Quest'anno abbiamo fatto organizzare dalla Bocciofila Cartiere Emiliani questi campionati regionali. È andato molto bene, per noi anche troppo, visto che abbiamo 4 campioni regionali, 2 di categoria A, della categoria A, quindi siamo soddisfattissimi. Lei voleva un? Cosa voleva lei? Ciao Mario, come stai? No, adesso niente, così. Volevo vincere, ma sono arrivato 2 invece di 1, sono arrivato 2. E ora la parola al presidente regionale della Federvoce Marche, Andrea Evangelisti. Credo che questa edizione dei campionati regionali seniores sia stata interessante, come d'altronde lo sono ogni anno le singole prove dei campionati regionali, ma in questa circostanza, proprio perché ci siamo ritrovati diciamo in un'area territoriale non particolare come quella di Fabriano, in cui insiste una realtà come questa della Bocciofila Cartiere Emiliani, che credo che sia una di quelle realtà che si prodiga ogni giorno per il nostro sport e per la socialità. Quindi chiaramente un ringraziamento a loro che ci hanno ospitato, penso, nella maniera migliore, ovviamente anche un po' tutto l'apparato del Comitato Provinciale di Ancona che ha ospitato questa edizione dei campionati regionali seniores, così come abbiamo fatto già nelle 2 prove precedenti con quella femminile nel comitato di Ascoli Piceno e con quella giovanile a Macerata. Ritorneremo con le prossime 2 nel comitato di Macerata alla Bocciofila Fontespina, che tra l'altro è anche il nostro centro tecnico regionale, con i giovani appunto, e chiuderemo, ecco, questo lungo percorso dei campionati regionali seniores. Chiaramente oggi abbiamo visto il meglio delle categorie principali, cioè la A e a seguire la B e la C, diciamo il grosso del movimento delle bocce, e ci auguriamo che, ecco, dai prossimi tricolori possa ritornare anche qualche ulteriore soddisfazione. Come avete visto, le riprese video per questi campionati non sono state delle migliori, visto che spazio dentro le corsie non ce n'era. Comunque vi diciamo come sono andati questi campionati regionali. Nella categoria C, specialità individuale, campione regionale Cristian Marini Cagliese, al secondo posto Giordano Frattini San Cristoforo, coppia Giuliano Bramucci e Stefano Cavallari Olimpia Marzocca, al secondo posto Carlo Diambra Renato Livieri Borgo Catena, terna Solindo Gasperini Franco Maggiori Antonio Sebastianelli Sasso Ferrato, al secondo posto Carlo Diambra, Renato Olivieri e Dino Piagnerelli, Borgo Catena. Categoria B, neocampione regionale individuale, Pasqualino Uriani, La Sportiva. Al secondo posto, Giordano Piersanti, Marotta. Campioni regionali della coppia, Luca Scocco, Ennio Scocco, Morrovalle. Al secondo posto, Emore Colcerasa, Bruno Togni, Ermanno Campanelli, Moglie. Nella terna Enrico Pulsoni, Mauro Seghetti, Annibale Capparucci, Grottammari, neocampioni regionali. Al secondo posto Andrea Brescini, Floriano Mariani, Giuseppe Fiorelli, Marotta. E chiudiamo con la categoria A individuale, Fabio Tinti, Ancona 2000. Ha superato in finale Giovanni Iacucci, sempre dell'Ancona 2000. Nella coppia, campioni regionali, Marco Traini e Franco Sampaolo, Castel Raimondo. Al secondo posto, Naclerio Piergentili, Gilberto Liberti, San Giustese. Chiudiamo con la terna, campioni regionali, Gabriele Franceschetti, Emanuele Mencucci e Lucio Zeni, Castelfidardo. Al secondo posto, Giorgio Allegrezza, Orfeo Aureli e Simone Marini, Col Bordolo. A chi la dedichi? Società, al compagno Giovanni e alla famiglia. Chi la dedichi il titolo regionale? Alla società di Castel Raimondo e a Davide Torresi che è a casa malato. Auguri. Io alla società naturalmente, a mia moglie e alle mie bambine. Chi dedichi? Alla mia famiglia e al piccolo Cristian. A Paola e Alessandra e ai miei figli. Chiedertelo a chi la dedichi? A Aurora qua e a Giorgia che è là e ci guarda. Bellissima. A chi la dedichi? Dedico a mia moglie e a questi miei tifosi che mi hanno accompagnato, ne sono 4, a loro. A chi la dedichi la vittoria? Alla società e alla famiglia, prima alla famiglia e poi alla società. Sì. Luca. Bravissimo. Grazie, la dedico ai bimbi, Federico, Beatrice e Leonora. Grazie.
Chi la dedichi? A chi la dedico? Alla società Grotta a Mare. A chi la dedichi questa vittoria? Sì, alla nostra società e noi tre che siamo tre grandi amici. Francesco Casturò. A chi la dedichi questa vittoria? Alla società. A chi la dedichi? Prima società, il compagno e la famiglia. Anche, ciao, famiglia, società e compagno. A chi la dedichi? Ai miei tre nipoti, Arianna, Ludovica e Cristian. Ai nipoti, grazie. Nicolò e Elisa. Nicolò e Elisa, tu? Alle nipotine Erika e Camilla. Solo 5 secondi di pubblicità, poi le gare alla bocciofila Montesanto e quelle alla bocciofila Lucrezia. Restate con noi. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La bocciofila Montesanto di Potenza Picena ha organizzato il 16° trofeo Città di Potenza Picena, gara regionale a coppia con finali il venerdì sera per la categoria A e il sabato pomeriggio per le categorie B e C. Noi abbiamo potuto riprendere soltanto le partite del venerdì sera, in quanto il sabato impegnati con il campionato regionale femminile Under 23 all'Elpidienza. Delle categorie B e C vi diciamo subito chi sono stati i vincitori. Nella categoria B hanno vinto Sergio Bedini e Giovanni Dari, la Pineta, su Eligio Giglini Tassotti e Giuseppe Bedini, la Corva. Nella categoria C hanno vinto Franco Leandrini, Nando Belluccini, Porto Potenza, su Giuseppe Calvari, Ernesto Bartolacci, Città di Recanati. Ma torniamo alla categoria A del venerdì sera con la bocciofila gremita di pubblico e belle partite. Ascoltiamo il presidente della bocciofila Montesanto, Luigi Gelosi. Allora, tutto bene questa gara? Sì, l'importante è che sia finito tutto bene. Peccato che non ci sia stata una coppia magari delle nostre in finale. Ecco. La scuola non è finita, eh? Va bene, però per là, tutto sommato, sono stati fatti 7 gironi di A e ecco, magari adesso state fatte 3 gare grazie anche alla collaborazione un po' di tutti i soci. Gli sponsor in primis. Soci, sponsor, cioè ringraziamo un po' tutti perché tira avanti da questi tempi e dopo adesso c'è anche la convenzione col comune che ogni tanto magari adesso ci dovrà dare una mano. Sempre più difficile. Sì, sempre più difficile. Ecco, a nome della bocciofila ringraziamo tutti i partecipanti. Molto combattuta ed equilibrata la semifinale fra Alessio Sanpaolesi, Romano Foglia Loreto e Manuel Gattari, Marco Sabatini Fonte Spina. Dal 10 a 10, ora siamo sull'11 a 10. L'altra semifinale invece vedeva in testa per 9 a 1 i giocatori della bocciofila Villa Potenza, Nicola Orazzi e Nazareno Palmieri, su Davide Torresi e Franco Sanpaolo Castel Raimondo. Intanto vediamo, e si è chiusa l'altra semifinale con la vittoria di Manuel Gattari e Marco Sabatini. E ora si chiude anche questa semifinale, c'è stato il grande recupero di Davide Torresi e Franco Sanpaolo Castel Raimondo in finale. Manuel Gattari alla bocciata colpisce Sanpaolo
prende il punto. Ancora Manuel sbaglia il primo punto per Castelraimondo. Sabatini colpisce, punto a terra. Gattari inserisce il secondo punto, 2-1 per Fontespina. David Torresi alla bocciata a fondo campo, colpisce ma gli va male, 2 punti per gli avversari, ancora una boccia da giocare. E però non toglie i 2 punti, 4-1 per Fontespina. Marco Sabatini alla bocciata, colpisce, prende il punto. San Paolo, anche lui colpisce, colpisce molto bene, 3 punti per Castelraimondo, 4 pari. Sabatini alla bocciata, colpisce, se ne va anche il pallino e gli va bene, punto preso. San Paolo ha sbagliato, aveva tirato la boccia laterale, 1 punto per Fontespina. Torresi alla bocciata, colpisce ma non prende il punto. Ultima boccia e ancora il punto per Fontespina e rimane 1 punto, 6-4. Siamo di nuovo a fondo campo, Marco Sabatini ha inserito il secondo punto, 8-4. Gattari, ultima boccia, e però non gli va bene, 1 punto per gli avversari, 5-8. Davide Torresi, ultima boccia, colpisce, 1 punto, 6-8. Bocciodromo affollatissimo, come si vede, nonostante l'ora abbastanza tarda per assistere a questa finalissima. Ora andiamo a Davide Torresi. Ottimo il suo accosto. Sabatini va al tiro sul pallino, lo colpisce ma non troppo per portarlo a fondo campo. 1 punto per gli avversari, 7-8. Franco San Paolo all'accosto e annullato la boccia sulla tavola laterale. 1 punto a terra e arriva anche il secondo sorpasso, 9-8. Tornata disastrosa per Castelraimondo. Torresi ha sbagliato entrambe le bocce. Ora vediamo San Paolo, ultima boccia, colpisce il pallino ma lascia i 4 punti della vittoria a Fontespina. Vincono Manuel Gattari e Marco Sabatini. Lo ringrazio perché dopo un anno di sofferenze mi ha fatto vincere una gara, è stato bravo. Un anno di sofferenze? Un anno di sofferenze, sì, perché tutti, lui vinceva con tutti meno che con me, quindi alla fine ero un po' sotto pressione. È così, Purtroppo è così. Dovevo fare sto sforzo, fortunatamente ce l'ho fatta, però anche lui, grazie a lui, ha giocato veramente bene. A chi lo vuoi dedicare? La dedichiamo alla mia famiglia, mia moglie, a mia figlia e alla società. Bene, possiamo dare inizio. Io la dedico a lui perché mi ha stressato proprio, un periodo mi stava stressando proprio, allora via. Sto veramente contento. La bocciofila di Lucrezia non si ferma mai. Non si ferma mai con le sue organizzazioni, con i successi dei suoi atleti, soprattutto giovani, maschi e femmine. Non si ferma mai con la sua attività sociale e con l'impegno di tanti volontari che danno sempre il loro contributo.
In occasione di queste due gare regionali, il primo trofeo New Wall e il terzo trofeo GBA, ascoltiamo subito il presidente della Bocciofila Lucrezia, Luca Conti. Tutto bene, i numeri ci sono stati, perché tra i B e C in totale abbiamo fatto circa 30 gironi, quindi non ci possiamo lamentare come domenica. Solo l'unico rammarico che ho, diciamo, è che i nostri atleti, non ne ho visto nemmeno uno nelle fasi finali. Solo una coppia è riuscita a fare vincere il girone la mattina e poi dopo a perdere subito la quarta, però pazienza. Però anche oggi, diciamo, un'altra notizia positiva ci è arrivata da Teramo, diciamo, dei ragazzi, che di Enrico Lisotta, che lui si è tanto impegnato, cercava sta vittoria e oggi per fortuna gli è arrivata la vittoria. Marco Principi ha fatto un terzo classificato, ha perso la semifinale, poi dopo c'era anche Fabio che ha perso, Battistini per Sombroni è arrivato terzo, quindi anche loro, diciamo, sono stati molto bravi oggi e, diciamo, come notizia almeno questa è positiva a livello giovanile. C'è poi stato anche un ottimo risultato della Flavia Morelli, che si è classificata al terzo posto della gara regionale femminile alla Quercetti. Brava Flavia, complimenti. I giovani vanno avanti. I giovani sì, i giovani. Chi si ferma? Speriamo di no, però i giovani sono forti veramente. E poi dopo devo fare il ringraziamento di questa gara alla ditta New Wall e alla GBA, diciamo, che oggi hanno dato un grosso contributo per fare questa gara. Comunque sia, ringrazio anche tutti gli altri sponsor, soci e gli aiutanti oggi, che abbiamo riuscito a dare un panino con la salsiccia a tutti, che è stato molto carino secondo me, e ringrazio anche loro. Grazie a tutti. Trofeo New Wall e trofeo GBA. Ascoltiamo i titolari delle due ditte, Gianfranco e Diego. Rappresento la New Wall. Che cosa fai? Facciamo pareti per ufficio, lavoriamo in tutta Italia e all'estero. E praticamente l'attività va bene? L'attività va bene, si guadagna poco, però per i momenti che passiamo, diciamo che va bene. E la Bocciofila? La Bocciofila mi sta prendendo il cuore, spero di imparare anche a giocare, perché io sì, da ragazzino giocavo, ma adesso quanto ero piccolo. Non lavori più? Non lavoro più, ma forse a quanto avrò 90 anni, se arrivo, potrò cominciare a imparare a giocare alle bocce. Quindi ringrazio la Bocciofila di Lucrezia, che mi ha messo, sono bravi e sono gente veramente in gamba, e anche hanno dei ragazzi, fanno giocare dei ragazzi, siamo, diciamo che è molto importante questo qui, coinvolgere i ragazzi, non solo i pensionati, no? Giusto? Grazie a tutti. Alla prossima. Rappresento la mia società, che sono tre ragazzi che abbiamo aperto questa società sulle lavorazioni meccaniche in genere, dall'arredamento alle macchine speciali. Noi siamo qualche anno che aiutiamo questa associazione, che è sul territorio, siamo qui in questa cosa, quindi ci piace anche come stanno organizzando, stanno crescendo, abbiamo visto ogni anno in questa loro sfida, come una sfida nostra nel lavoro, loro invece, e niente, cerchiamo di venire incontro in questa cosa che sta crescendo pian piano. Il vostro lavoro come va? Bene, dai, bene, sì, non ci possiamo lamentare, come diceva il signor Milini, pochi margini, però tanta voglia di fare, qualche soddisfazione, cerchiamo di star lì sul pezzo. Chiudiamo la serie di interviste con il presidente del comitato provinciale della Federboce di Pesaro Urbino, Floriano Mariani. Siamo qui alla Lucrezia, tanto per cambiare, sì, perché qui l'attività è tanta, giovanile, disabili, femminile, tutto. E quindi grazie di nuovo alla Bocciofila di Lucrezia, al presidente Luca e ai suoi collaboratori, per continuare, con l'augurio di continuare su questa strada. E abbiamo il piacere questa sera di avere per la terza volta la GBA, quindi vuol dire che già da 3 anni sei questa società, in più una new entry. Bisogna dire qualche parola in inglese, sono qui. New Wall, esatto, perché sennò questa Inghilterra ce lascia l'Europa. Un pianto immane ci sarà. E primo trofeo New Wall, quindi un nuovo sponsor, e quindi vuol dire che ancora qualcosina noi significhiamo nel mondo dello sport.
E questa è una semifinale della categoria AB con la vittoria di Franco Morbidelli e Pierino Marini Passoripe su Luigi Bucci, Walter Marchetti, Cattolica. In gran spolvero i giocatori di Passoripe. Nella categoria C, come abbiamo già visto, una semifinale si è conclusa con la vittoria di Giuliano Bramucci e Stefano Cavallari Olimpia Marzocca su Luciano Guerra e Giancarlo Bartolucci Durantina. Ora però, per ragioni di spazio, dobbiamo chiudere qui il servizio, che completeremo nella rubrica della prossima settimana. Però, tanto ormai tutti lo sanno, la vittoria nella categoria AB è andata a Franco Morbidelli e Pierino Marini Passoripe, che hanno superato in finale, un po' a sorpresa, Alex Girolimini e Silvano Girolimini San Giustese. Nella C hanno vinto Giuliano Bramucci e Stefano Cavallari Olimpia Marzocca su Maurizio Renzoni e Fiorino Giancolini della Bociofila Tavernelle. Arrivederci alla prossima settimana. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.